fino a quando ci saranno persone che credono ancora nei valori della solidarietà e della fraternità, dell'elevazione morale, sociale e culturale di tutti gli strati della popolazione, nessuno escluso, fino a quando ci saranno persone capaci di dedicare una parte del proprio tempo a beneficio degli altri, disinteressatamente, senza quindi condizionarlo a personale vantaggio, ma solo per la soddisfazione e la gioia di impegnarsi in qualcosa di utile per il prossimo, ebbene, riteniamo che fino a quando esisteranno persone siffatte, la nostra società potrà continuare a vivere. E io chiudo con l'augurio che almeno per il momento possa arrivare a celebrare il suo 100° anno. La società operaia di mutuo soccorso Lodovico Boschieri ha superato l'esame per entrare nella storia e può ambire di rimanerci a una condizione, quella di avere le carte in regola. Il consiglio direttivo di questo sodalizio si presenta alla cittadinanza, ai soci, gli amministratori comunali con i quali ha vissuto e vive una vicinanza fisica per avere ognuno la propria sede di fronte all'altro. Non si tratta solo di questo. Il mutuo soccorso ritiene di aver contribuito alla crescita della comunità e di aver camminato insieme per 100 anni, in un primo tempo con la gestione della mutualità e fin da subito anche con la conduzione di una scuola di disegno. Una storia di questa portata e un impegno così costante per la crescita morale e sociale di intere generazioni non possono essere relegati alla pura sfera dei ricordi. Devono essere rivissuti, compresi e studiati come radici del nostro essere. C'era però una cosa da fare, quella di mettere al sicuro il passato, di dare ordini alle vecchie carte. I tentativi spontanei di riordinare l'archivio si sono arenati forse a causa delle emozioni dei suoi attori, nel tentativo di dare risalto più ad un aspetto che ad un altro. E così si può ritenere che la scelta di affidare tale compito ad uno storico sia stata oculata. In questi giorni il lavoro volge il termine e non si poteva sperare in un regalo migliore per questo compleanno. Ora che tutti quei faldoni hanno un numero e che sappiamo il contenuto di tutte quelle cassettiere, l'archivio è anche uno spazio fisico, ogni cosa sarà illuminata, parafrasando il titolo di un film in cui il protagonista, raccogliendo piccole cose appartenute ai familiari, scopre la storia, la grande storia. Quel balcone all'angolo, quella stanza, lavoravo di falegname, avevo aperto la mia bottega che sono cresciuto, i miei ricordi, i miei genitori. Che purtroppo questa è l'aula, no, della scuola d'arti e mestieri, dove voi venivate qui a imparare un mestiere. Tu Roger, ti ricordi qualcosa? Ti è servito? Ho fatto 5 anni di qua, le domenica e mi sembra 2 o 3 sere a settimana, ho fatto 5 scorsi qua dentro e difatti mi ha servito molto. Moltissimo, anzi è stata una di mia difesa quello che ho imparato qua dentro. Quindi era servito anche a te quella scuola qua, sì, frequentare la scuola. Tutto aiuta. Sì. Naturalmente quello che ho imparato qua mi ha aiutato, sì, ma lo devi praticare. Dove l'hai partuto?
Guarda che sono sempre andato in giro, dopo con dei giro per il mondo, e sta scuola qua l'ho sempre vita, la mia io va, perché guarda che ho fatto di quei lavori, perché guarda che va in giro, che ho fatto di quei lavori sulle delizie qua e là, se mi fa il figlio impossibile deve mettere la responsabilità di fare quei lavori là, anche in piazza Montebelluna, che ne che palazzetta là in mezzo, che, e mi ha detto Granzotto, dai, dighe che vai via, che gli era posto a buon agliometro, che c'era anche un 90, ho fatto su là quel coso là, di quei lavori in giro, e la scuola di disegno la mi via gli va, perché te dighe, no, no, te dighe che la gli era... tanti disegni qua, toi qua. Ho visto mi qua, che non che mi no, pensai mi no, che no, ho catà questo e l'altro, e bei, non so, perché non era fuori ancora a strada facendo. Sì, sì, no, no, ma... Questo qua, è quello di un balcone, guarda. Sì, sì. No, no, guarda che la era una scuola che la teoria io va, perché io la teoria, guarda che mi ricordo che era, Davide, spiegami qua e là, e era magari il capo quantiere, perché ora Bastia che si fa tanti sì, lavori, sì, che sì. Non, e che non vedi sempre mentire. Guarda che ho fatto anche qui lavori alle cartiere di Timano, a Tagliete, che ho lavorato là, con il tonificio San Giusto, di qui lavori, di qui, e così, perché... Ah, sì, lo devo... Te conosci e ti insegni a pure. Sì, sì, sì. Crea la base? Sì. No, no, la scuola di arte di qua. Il computer, disegno fa. Sì, sì, sì. È una roba così, sì. Al giorno d'oggi, credo che solo a livello di università, sì. Ma però te ha in più gli strumenti per fare il disegno oggi. Cioè non te disegna più a mano. Capisci tu? Un perito, un geometra con le mani, può fare il disegno? No. Gli era Stolfi che veniva qua, allora gli ha fatto tanti di quei lavori. Gli era il maestro Faglione. Sì, sì, era il Faglione, sì. Il maestro Faglione. Qua che era il maestro Faglione, Cavasì, lo veniva. Insegnare qualcosa là. Di sano. Faglione, quello era? Moretto? Moretto, sì. Moretto, sì, che ci abbiamo dato Faglione. Ha fatto prima e seconda. Quello è l'NSU, pensavo io, l'NSU. Maestro Faglione. E portiamo la moto là da Sergio Enel. Perché c'è la moto là da Sergio Enel. Si viveva da delle piave, lì con quel motovinco. Sì, 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 che era. No, sì, che conosci da delle piave. Tutto sotto all'indatore, Candon, là, questa di sua pugua qua. Lo so che butta così, quando lo butta a pagare. Sei io che andò. No, no, amico, te dico la mia Iova che ho cosa. Con te dico, segno, ho tirato a scape, perché non mi lamenti della roba che ho fatto. Sì, sì. Ti c'è più a scape, con te dico, e compagnia bella. Adesso mi lamenti, perché lei dà, ma guarda costa di chiappa di pensione. Ma si vede che io lo sa di voi, non sai con te, perché... Perché va la triente, sono stato a 3 anni. Non poteva mancare in questa circostanza una dimostrazione pratica del lavoro della scuola di disegno per arti e mestieri, e allo scopo è stata allestita una singolare ed unica esposizione di elaborati tecnico-artistici, realizzati dagli allievi in 50 anni di attività. Lo facciamo nel mese di agosto, nel rispetto della tradizione del 1910, che vide chiamati a raccolta tutti i lavoratori di questo comune, allo scopo di costituire una società di mutuo soccorso. Da quell'agosto, quindi, il conteggio degli anni trascorsi, e come allora, il simbolo che ci contraddistingue è una stretta di mano. Con questo gesto accoglieremo tutti i visitatori, spiegheremo loro il segreto della nostra lunga sopravvivenza, convinti come siamo che ci aspetta ancora un lungo cammino da compiere insieme.